Quando Grace ha deciso di adottare due bambini, ha scelto anche di non dire loro la verità sulle loro origini. Ma quando i due gemelli hanno scoperto chi erano i loro genitori naturali, sono venuti a conoscenza di alcuni dettagli ancora più terrificanti sul padre che avevano perso da tempo. Grace e Susan erano migliori amiche fin dai tempi del liceo. Erano sempre presenti l'una per l'altra nei momenti belli e brutti e si sostenevano a vicenda in tutti gli alti e bassi che la vita aveva da offrire. Erano ancora molto affiatate quando è arrivato il momento di costruirsi delle famiglie tutte loro e hanno scoperto con sorpresa di essere rimaste incinte alla stessa settimana. Le due amiche hanno condiviso le loro speranze, i loro sogni e le loro paure durante questo periodo speciale, mentre dentro di loro crescevano quelle vite che avrebbero amato fino all'ultimo respiro. Dopo la prima ecografia, Susan ha ricevuto una notizia entusiasmante. Aspettava due gemelli. Le due madri erano convinte che i loro tre bambini sarebbero stati inseparabili per tutta la vita, proprio come loro. E avevano ragione. Il destino aveva in serbo una sorpresa sconvolgente per queste due madri. Sebbene il concepimento dei loro figli fosse avvenuto a distanza di qualche giorno, i tre bambini erano destinati a condividere il loro compleanno. Dopo dolorose ore di travaglio, tutti e tre sono stati accolti nel mondo dalle rispettive famiglie. Grace ha partorito con un cesareo ed è rimasta sotto l'effetto dell'anestesia per alcune ore dopo il parto. Non appena ha ripreso conoscenza, le infermiere le hanno portato il suo bambino. I suoi occhi si sono riempiti di lacrime mentre stringeva il piccolo Jacob al petto e annusava il suo profumo di neonato. Da qualche parte nell'ospedale, Grace ha sentito il pianto di altri bambini e in quel momento si è ricordata che anche la sua amica Susan aveva partorito. Grace ha chiamato il suo medico e gli ha chiesto se sapesse qualcosa di una donna di nome Susan, che era venuta in ospedale quella mattina per dare alla luce due gemelli. Non appena ha nominato il suo nome, ha scorto negli occhi del medico una terribile angoscia. Con grande cautela e scegliendo delicatamente le parole, il medico le ha comunicato una notizia sconvolgente. Purtroppo Susan era morta durante il parto. I dottori avevano tentato tutto il possibile per salvarle la vita, ma non c'era stato niente da fare. Grace si è sentita come se le avessero strappato un pezzo di cuore. I medici le hanno detto che i due gemelli della sua migliore amica, Josh e Sean, stavano bene ed erano in buona salute. Erano i loro pianti quelli che Grace sentiva in continuazione. Erano già passate due ore da quando erano nati e, pur essendo stati nutriti con due biberon, non erano ancora stati presi in braccio da nessuno perché il padre era distrutto dal dolore e si era rifiutato di toccarli. Istintivamente Grace si è offerta di tenere in braccio i bambini di Susan. Era il minimo che potesse fare per la donna, che era sempre stata al suo fianco e l'aveva aiutata nei momenti di bisogno. Provava un'enorme compassione per i due neonati, che erano rimasti inaspettatamente senza madre, e si era fatta avanti per prendersi cura dei bambini fino a dopo il funerale, per permettere al marito Frank di elaborare il lutto. Lui ha accettato senza esitare. Una delle cose più difficili che Grace ha dovuto fare nella vita è stato partecipare al funerale della sua migliore amica. Dopo aver sperimentato la gioia del parto, ha dovuto affrontare un'enorme perdita e si è sentita in colpa per aver avuto un parto così semplice. Mentre la famiglia della sua amica stava attraversando questa terribile sofferenza, dopo il funerale, Grace ha preparato i due gemelli per restituirli al padre. Per suo grande stupore, però, Frank le ha detto che non voleva avere nulla a che fare con quei bambini. Per lui erano stati loro a uccidere la donna che amava e non sarebbe mai stato in grado di crescerli con amore o affetto. Sarebbero stati un ricordo costante della sua morte e non avrebbe trovato posto nel suo cuore per loro. Il suo piano era di trasferirsi immediatamente in città e dare i gemelli in adozione. Grace non ha esitato nemmeno per un secondo. Sapeva cosa fare, ma l'ostacolo più grande sarebbe stato coinvolgere il marito Charlie nel suo piano. Sebbene fosse felice di crescere il loro bambino Jacob, Charlie era sopraffatto dal pensiero di assumersi ulteriori responsabilità in questo momento. Grace però lo ha pregato di permetterle di adottare Josh e Sean per evitare che finissero in un orfanotrofio. Erano già stati abbandonati dal padre e non aveva intenzione di lasciarli soli al mondo. Charlie ha impiegato qualche giorno per convincersi, ma alla fine ha accettato di assumersi la responsabilità e di crescere i gemelli come fossero suoi. Ma Grace aveva un'altra richiesta importante per il marito. I ragazzi sarebbero stati cresciuti come tre gemelli
e non avrebbero mai saputo che non erano tutti biologicamente imparentati. Alcuni genitori scelgono di dire ai loro figli che sono stati adottati fin da piccoli, altri mantengono il segreto e alcuni scoprono di non essere stati cresciuti dai genitori biologici solo dopo la morte della famiglia adottiva. Alcuni di questi segreti causano enormi sconvolgimenti quando le persone che li riguardano vengono messe di fronte alla verità biologica. Non possiamo sapere cosa abbia spinto Grace a prendere questa decisione, ma dobbiamo rispettare la sua scelta e ammirare il coraggio che ha avuto nell'adottare due bambini abbandonati da tutti. Così Jacob, Josh e Sean sono cresciuti come tre gemelli. Da adolescenti i due ragazzi hanno notato che Jacob aveva un aspetto diverso da loro e hanno iniziato a fare domande. Grace trovava sempre un modo per rispondere ai loro dubbi e fugare le loro preoccupazioni. I ragazzi non si soffermavano mai a lungo su questi argomenti, perché erano fondamentalmente una famiglia felice e non avevano motivo di credere che i loro genitori stessero nascondendo un segreto di tale portata. Ma la vita è in grado di rivelare bugie e mezze verità. Quando i tre gemelli hanno compiuto 18 anni, Jacob ha sviluppato alcuni problemi al fegato ed è finito in ospedale. Aveva bisogno di un trapianto di fegato e senza esitare, Josh e Sean si sono offerti volontari per aiutare il fratello. Il passo logico successivo è stato un semplice esame del sangue per verificare la compatibilità dei loro organi. Naturalmente erano convinti che non ci sarebbero stati problemi, visto che erano tre gemelli. I risultati delle analisi del sangue hanno scoperchiato il vaso di Pandora. Il segreto di famiglia che era stato mantenuto per tanto tempo è stato svelato in un attimo. I ragazzi erano visibilmente sconvolti quando hanno scoperto che in loro c'era qualcosa di sbagliato. I loro gruppi sanguigni avrebbero dovuto corrispondere immediatamente, eppure quelli di Josh e Sean erano biologicamente incompatibili con quello di Jacob, della madre e del padre. I tre gemelli avevano un sacco di domande e si sono rivolti ai loro genitori per avere delle risposte. Grace era alle strette, non poteva più nascondere la verità e doveva affrontare le conseguenze della sua decisione di nascondere ai suoi figli le vere circostanze della loro nascita. Così non ha avuto altra scelta che rivelare a Josh e Sean che erano stati adottati, che la loro madre biologica era morta durante il parto e che il padre se n'era andato pochi giorni dopo. I ragazzi erano comprensibilmente sconvolti dalla notizia. Dopo aver riflettuto, però, i gemelli si sono rifiutati di credere che il padre li avesse abbandonati e hanno dichiarato di essere determinati a rintracciarlo. Erano arrabbiati con Grace e Charlie per la menzogna e hanno giurato che non li avrebbero mai perdonati per tutte quelle bugie. Tuttavia, quando sono riusciti a rintracciare il padre, hanno scoperto qualcosa di orribile che li ha spinti a tornare dalla loro famiglia adottiva. Quando hanno raccontato a Grace la verità su Frank, lei è rimasta altrettanto scioccata. A quanto pare, l'uomo aveva trovato rapidamente un'altra donna di nome Susan e l'aveva convinta a vestirsi e a tingersi i capelli in modo da assomigliare alla sua defunta moglie. L'aveva sposata, aveva avuto due figli anche da lei e li aveva chiamati Josh e Sean, proprio come i gemelli che aveva abbandonato. Stava vivendo una bugia che aveva inventato per sentirsi meglio dopo il terribile trauma che aveva subito. Ed era molto più triste di quanto i gemelli fossero mai stati in vita loro. Grace è rimasta inorridita dalla notizia. Le dispiaceva che la nuova famiglia di Frank fosse solo un ripiego, ma anche che Frank stesso non fosse riuscito a trovare pace dopo 18 anni. Per fortuna, da questa rivelazione, è scaturito qualcosa di buono. Sean e Josh hanno detto a Grace e Charlie di aver capito che i genitori non sono necessariamente le persone che mettono fisicamente al mondo un figlio, ma quelle che sono presenti nei momenti difficili, che asciugano le lacrime, che partecipano alle attività extrascolastiche e che li accompagnano nella vita. Frank non era mai stato il loro padre, ma loro erano stati la loro vera famiglia e li avrebbero perdonati per aver nascosto loro una verità così dolorosa. Un finale sconvolgente, eh? Che cosa ne pensate di questa storia? E cosa direste a Frank o alla sua nuova famiglia se aveste l'occasione di incontrarli? Ditecelo nei commenti.